Ciao, visto che oggi ho più tempo, posso registrare un altro video. Da un po' di tempo che avevo in mente di girare questo tipo di video, perché ho visto nel negozio dove faccio la spesa, negozio mio, non che faccia solo lì la spesa, però vado spesso, ho trovato un angolino dove mettono i prodotti, 50% sconto, scadenza breve. Mancano qualche giorno e i prodotti arrivano alla scadenza, ci indicano che sono economici, ecologici e convenienti. Vediamo quanto è secondo voi. Secondo me, io non sono molto sicura di questo che siano molto ecologici, però vediamo, è meglio buttare un prodotto o meglio consumarlo prima della scadenza. Però io mi chiedo, una volta che ho consumato questo prodotto, al negozio risulta che è stato venduto il prodotto, giusto? Per cui magari la domanda si aumenta, diciamo, però magari se è registrato nella breve scadenza si fanno il pensiero che il prodotto magari non risulta tanto conveniente di produrlo. Non lo so, però non sono molto sicura, per cui da una parte mi piace l'iniziativa che non si buttano i prodotti, ma dall'altra parte magari prendi dei prodotti che non ti servono. Mi sono trattenuta tante volte invece quando ho visto questo Bio Cottage Cheese, che sarebbe una ricotta, però qui in italiano c'è scritto preparazione di formaggio fresco, quarto grasso e un lattosio di latte pastorizzato senza lattosio. È una ricotta in tanto siero. Mi è piaciuta come gusto, come consistenza, più granulosa della solita ricotta. Buono, senza sale secondo me, vediamo se c'è. No, c'è il sale nel range, però comunque si sentiva molto poco. Per 150 grammi ho pagato 1,29 euro perché era appunto scontato il 50%. A prezzo intero non avrei mai comprato questa confezione. Per cui la mia domanda era, secondo voi davvero sono economici, ecologici e convenienti questi prodotti o no? Vi aspetto con i vostri commenti, sono davvero curiosa per scambiarci le idee, vediamo come la pensate voi. Bene, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi aspetto al prossimo. Ciao ciao!